Il giorno del ricordo all'ombra del Ponte San Giorgio è soprattutto il giorno dell'impegno richiesto perché il disastro del Ponte Morandi non si ripeta mai più. Lo dicono i parenti delle 43 vittime al ministro delle Infrastrutture Salvini in rappresentanza del governo. Sulla sicurezza, lei ha in mano la palla, perché noi su questa questione siamo preoccupati. In risposta, l'impegno sulla vigilanza di viadotti e gallerie e una legge attesa da 5 anni che equipari le vittime dell'incuria a quelle del terrorismo. Le vittime del Ponte Morandi non sono vittime della sfortuna o di una calamità naturale, sono vittime dell'avidità, dell'incompetenza, dell'arroganza, della mancanza di manutenzione. Dopo l'omaggio e le corone di alloro, la tenerezza dei bambini arrivati a piedi dalla Valle Stura con i regali per i familiari delle vittime. Alle 11.36, ora del crollo, il 14 agosto 2018, l'elenco dei 43 nomi delle vittime, le campane e i fiori gettati nel Polcevera. La memoria e il dolore rinnovato sui volti di chi quel giorno ha perso gli affetti, la propria casa, una vita che non sarà più la stessa o è stato al centro di soccorsi drammatici. La commozione e la rabbia di chi ammette oggi di fare ogni anno più fatica. È una giornata difficile, purtroppo mi sto rendendo conto che più passano gli anni e più diventa difficile, sotto parecchi aspetti, quello delle persone che vengono da parte dello Stato, che personalmente non le vedo in un posto appropriato perché in passato, ma neanche tanto passato, hanno preso altre posizioni e quindi vengono, diciamo, per dovere. Restano le promesse che si spera vengano mantenute, mai più incuria e un memoriale per le vittime, pronto entro il prossimo anno.